Allora, adesso facciamo degli altri esercizi. Ci mettiamo stavolta in uno spazio ancora più piccolo, R2. Un vettore V di R2 è XY, un vettore generico. Ma un vettore può essere visto come vettore o anche come punto di coordinate XY. Allora, magari siccome X e Y chiamiamo gli assi cartesiani, diciamo con 1 scriviamo X con 1 e Y 1. Ok. Allora, questo può essere visto come punto o anche come vettore. Allora, per prima cosa andiamo a vedere che cos'è l'equazione parametrica a B. Questo è facile. Di una retta passante per l'ellisse. Per esempio, se vogliamo prendere la retta che contiene questo vettore, quali punti contiene o quali vettori contiene? Tutti i multipli di questo vettore qua. Quindi, se io vado a fare, per esempio, mettiamo che nel nostro caso questo era 1 e questo era 2, ma V con 1 è uguale a 1, 2. Allora, se io vado a fare l'insieme di lambda volte 1, 2 al variale di lambda appartenente a R, cosa ottengo? Ottengo una retta. Ok? Passante per l'origine. Questa qua si chiama equazione parametrica di questa retta. Le rette in genere si chiamano con le lettere R e S. Perché parametrica? Perché parametrica? Perché vedete, qua viene fatto variare lambda. No? Lambda è il parametro, cioè il coefficiente della combinazione lineare che varia. Ah, qua c'è un solo vettore, c'è un solo coefficiente, lambda varia dove? Nel campo degli scalari. Quindi si dice che il parametro lambda varia in R. Al variare di lambda io cosa faccio? Ogni lambda mi dà un punto di questa retta. Al variare di lambda l'equazione parametrica riempie o percorre tutta la retta. Però normalmente questa retta qui voi non siete abituati a vederla in modo parametrico, non siete abituati a scrivere quell'equazione là. Come siete abituati a scriverla? Con un'equazione cartesiana, si chiama. Qual è l'equazione cartesiana di questa retta? È y uguale 2x. Questo è facile come analisi, perché il dato deve passare per 0, quindi la c non c'è. Poi in 1 sale di 2, però guardate
guardate che y uguale a 2x, io lo posso anche scrivere come 2x meno y uguale 0. Posso anche scriverlo adesso per capire meglio. Allora, come si fa intanto a passare da questa equazione parametrica, da questa equazione cartesiana alla parametrica o viceversa? Qua è facile, cosa si fa? Si prende questa equazione, si va all'indietro, si scrive y uguale 2x e poi si scrive x uguale x, y uguale 2x. Si aggiunge all'equazione che abbiamo l'identità sull'incognita che è rimasta a fungere da parametro. Quindi questa equazione come vettore la posso scrivere anche così: xy uguale x per 1, 2. Siccome x è arbitrario perché è rimasto libero, allora io parto da qua, torno indietro, scrivo y uguale 2x e questa è l'unica equazione che ho. Aggiungo questa identità, perché allora come funziona questa equazione? Un parametro è libero, lo scelgo io x, e l'altro me lo rilascio, è dipendente, linea mia è dipendente da x, è multiplo. Allora cosa faccio? Formalmente il parametro libero lo riscrivo come identità x uguale x. Allora, così che tutto il vettore xy lo posso scrivere come x, mettendolo in evidenza, per 1, 2. Questo è x per 1, questo è x per 2. Metto in evidenza viene x per 1. Siccome x è libero, io posso scrivere che xy è uguale all'insieme, invece di chiamarlo x lo posso chiamare lambda 1, 2, tale che lambda appartiene a x. E questo è l'insieme delle x y appartenenti alla mia delta R, cioè R. Ok? Quindi per passare dall'equazione cartesiana alla parametrica faccio questa operazione qua. E cosa faccio per passare da quella parametrica alla cartesiana? Y uguale 2x, torno indietro, faccio 2x meno y uguale 0. Ora allora io introduco provvisoriamente, lo faccio solo in R2, un prodotto scalare come si fa il prodotto scalare di due vettori? Si fa A per C più B per D, la somma dei prodotti e le componenti. Non è il prodotto per uno scalare, perché non sto moltiplicando per una costante, sto moltiplicando due vettori ottenendo un numero. Questo si chiama prodotto scalare. Per adesso in R2, poi vedremo come si fa in Rn, è simile, ma non lo voglio fare in generale, non voglio mettere troppa carne. Però, tornando qua, questa equazione cartesiana come la posso scrivere? La posso scrivere anche così: 2 meno 1 scalare xy uguale a 0. Ma chi è 2 meno 1? Vettore 2 meno 1 non è altro questo vettore qua. Secondo voi che relazione c'è con il vettore 1, 2?
ortogonale? Sono tra di loro ortogonali. Perché sono ortogonali? Perché il loro prodotto scalare, vedremo, cioè, è facile verificare che il loro prodotto scalare è 2 meno 2 fa 0, e vedremo che quando il prodotto scalare fa 0, due vettori sono ortogonali. Quindi la stessa retta noi la stiamo descrivendo in vari modi diversi. Equazione parametrica: tutti i punti o i vettori proporzionali a 1, 2. Equazione cartesiana: tutti i vettori ortogonali a 2 meno 1. Perché? E chiaramente, se questo è ortogonale, anche qualunque multiplo è ortogonale a 2 meno 1. Ok? Allora, questo è un punto di vista geometrico. Il punto di vista algebrico è: algebra lineare, io prendo 1, 2, devo fare tutte le combinazioni lineari, ma in questo caso il vettore è unico, quindi devo fare tutti lambda per 1, 2 al variare di lambda, quindi tutti multipli. Equazione cartesiana: io so che y è uguale a 2x, questa è l'equazione che mi definisce la retta, la scrivo in forma implicita, cioè portando tutto al primo momento, viene 2x meno y uguale a 0, che poi posso anche interpretare come prodotto scalare con il vettore 2 meno 1 uguale a 0, che vuol dire che sono tutti i vettori ortogonali a 2 meno 1. Quindi questi coefficienti qua, 2 meno 1, rappresentano quello che si chiama il vettore normale alla retta, perché dirette passanti per l'origine ortogonali o normali a 2 meno 1 ce ne sta una sola. Ci siamo fino a qua? Bene. Adesso complichiamo leggermente la situazione. Andiamo a vedere qual è vogliamo ancora fare rappresentare una retta, però allora, se volessimo rappresentare un altro sottospazio vettoriale di R2, sarebbe un esercizio quasi sterile, perché quali sono i sottospazi vettoriali di R2? O l'origine, o una retta per l'origine, o R2 stesso. Quindi le rette per l'origine l'abbiamo vista, R2 non c'avete equazioni, dovete riempire tutto R2, lo potete riempire con una combinazione lineare di due vettori indipendenti, parametricamente ci vogliono due parametri per riempire R2, perché c'è la dimensione 2, ci vogliono due parametri. Oppure solo lo spazio nullo, ma lo spazio nullo che è un sistema di due equazioni, x uguale a 0 e y uguale a 0. Parametri ne vogliono 0. Questa cosa si comincia a intuire, però in R2 non si capisce niente, si capiva meglio in R3. Che le equazioni parametriche, il numero dei parametri liberi corrisponde alla dimensione del sottospazio, mentre il numero di equazioni cartesiane corrisponde alla codimensione. Cioè in R3 una equazione non ci darà una retta, ci darà un piano. Due equazioni a sistema ci daranno l'intersezione di due piani. Se passano tutte e due per l'origine, saranno due piani per l'origine, che daranno una retta per l'origine. Però questo lo vedremo dopo, perché, ripeto, se no mettiamo troppa carne a cuocere. Qui invece voglio complicare la situazione in una direzione diversa. Andiamo a prendere le rette non per l'origine. Ok? Qual è l'equazione generale di una retta che non passa per l'origine?
non è generico. Qual è l'equazione? Qual è l'equazione generale? Una costante non ho capito. Vabbè, l'equazione generica della retta, però la costante non deve essere. Qual è l'equazione generica della retta? Prima dimmi l'equazione, poi x uguale mx. No, non è quella generale. X uguale x. Ah, allora c. Quella più generale qual è? X uguale x. No. X più c. No. È ax più bx più c uguale 0. Questa è l'equazione. L'altra non comprende tutte le rette possibili. Quali non comprende? Se tu scrivi y uguale mx più n, quali rette ti stai perdendo? Le rette del tipo x uguale 3. Le rette del tipo x uguale 3, cioè le rette verti, queste sono tutte le rette che si possono scrivere sotto forma di funzione. E non è il caso generale. Siamo abituati a scrivere così perché noi, siccome facciamo analisi, ci interessano quelle di più. Ma se no, diciamo, comunque non è il caso generale. Il caso generale è questo qua. Ok, facciamo un esempio. Vogliamo descrivere una retta che passi per il punto 1,1 e poi passa per il punto 2,3. Allora, per due punti sappiamo che passa una e una sola retta. Allora, qual è l'equazione R passante per i punti 1, 1 e 2, 3. Vi dovete trovare questa equazione qua. Qual è l'equazione? Potete ricavarvi prima quella con la y. Allora, y quant'è? Allora, per trovare la m, siccome la retta non è verticale, si può scrivere anche nella forma y uguale mx più n. Per trovare la m come si fa? Si fa delta y su delta x. Quindi la x 2 meno 1 fa 1, 3 meno 1 fa 2, m è uguale a 3 meno 1 fratto 2 meno 1 di n. Quindi viene y uguale 2x più quanto? È facile, perché se ci metto 2, questo punto deve appartenere alla retta. Allora 2 per 2 fa 4, per far uscire 3 ci devo non aggiungere ma sottrarre 1. Allora vedete, 2x meno 1, 4 meno 3 fa 1, 2x meno 1, 2 meno 1 fa 1. Però posso anche scriverla, se la voglio scrivere sotto forma generale, come la posso scrivere? 2x meno y meno 1 uguale 0. Questa è R. R è uguale all'insieme delle x, y, tali che ok? Questa è la forma cartesiana. E se voglio passare alla forma parametrica, cosa devo fare? Allora, torno indietro come prima e poi scrivo come prima, scrivo x uguale x.
Allora, rivado a scrivere la mia uguaglianza. XY chi è x per 1, 2 più 0, meno 1. Che vedete? X uguale x più 0 che fa x, y uguale 2x meno 1 che fa 2x meno 1. Allora, guardate bene. Cosa rappresentano questi valori qua? Zero meno 1 rappresenta un punto della retta, perché la retta per 0 meno 1 ci basta. Infatti, se ci metto qua 0, x viene meno 1. 1, 2 cosa rappresenta? Rappresenta la direzione, cioè il vettore che mi dice, se riuscisse a fare un segno decente, ok? Allora, guardate bene, questa retta qua, R', chiamiamola R', chi è? È la parallela R passante per l'origine. Qual è l'equazione della parallela R passante per l'origine? Ci devo togliere questo. Si capisce ancora meglio se passiamo alla equazione parametrica. R lo potevo scrivere come 0 meno 1 più lambda volte, quindi qua x è libero, lo chiamo lambda, lo faccio diventare un parametro, 1, 2 al variabile di lambda appartenente a R. R' chi è lambda volte 1, 2, tale che lambda appartenente. Ci siamo fino a qui? Ok. Allora, dicevo, questa è l'equazione cartesiana di R. Questa è l'equazione cartesiana di R'. Chi è R'? La parallela R ma passante per l'origine. Cioè quella che corrisponde allo spazio vettoriale. Questa non si chiama spazio vettoriale, si chiama spazio affine. Se la voglio vedere in forma cartesiana, beh, questa era facile, era lambda per 1 e 2, l'abbiamo visto prima, era quella di prima. Qua invece viene 0 meno 1 più lambda 1. Ora, quello che ci interessa sapere è l'unico modo di rappresentarle, cioè questa la posso scrivere diversamente. Invece di scrivere 2x meno y uguale a 0, posso scrivere in un altro modo. Per esempio, potrei scrivere 6x meno 3y uguale a 0. Cambia qualche cosa? Non cambia niente. Perché non cambia niente? È un'equazione. L'equazione, se la moltiplico per 3, l'equazione è la stessa. No, quando io moltiplico un'equazione, ambo i membri di un'equazione per un numero diverso da 0, l'equazione non cambia. Idem qua come potrei scrivere? Per esempio 4x meno 2y
meno 2 uguale a 0. Cioè, fin tanto che queste equazioni le moltiplichiamo per un numero diverso da 0, cambia poco. Anche qui, questa espressione qua, cosa potrei scrivere? Invece di scrivere lambda per 1, 2, potrei scrivere mu per 2, 4. Oppure per, invece di 2, 4, diciamo un mezzo 1. Tale che mu appartiene a R. È cambiata la retta? No. È cambiata la descrizione, ma la retta è sempre quella. Per esempio, qua c'è il punto 1, 2 per lambda uguale a 1. Qua c'è il punto 1, 2, sì, per mu uguale a 2. Ah, qua c'è il punto 3, 6 per mu uguale a 6. Qua c'è il punto 3, 6 per lambda uguale a 3. Praticamente è come se fosse mu uguale 2 lambda. Perché questa è la metà di questo, e quindi mu deve essere uguale. Adesso veniamo a quella più delicata. Allora, guardate bene, 0 meno 1 è un punto che sta sulla mia retta, 1, 2 è questo vettore qua, 1, 2. Quando faccio la somma ottengo 1, 1. Chiede lambda uguale a 1, 0 meno 1 più 1, 2 fa 1, 1 e ottengo un altro punto della retta. Mettiamo lambda uguale 2. In questo caso devo fare 0 meno 1 più 2 volte 1, 2. 2 volte 1, 2 fa 2, 4, più 0 meno 1 fa 2, 3. Quindi cosa devo fare? Devo fare la somma di questo vettore qua, sempre quello di prima, fisso, e del doppio di 1, 2, e mi viene quest'altro vettore qua quando faccio la somma con la regola del parallelo. Cioè, cosa sto facendo? Questo è il vettore che percorre R'. Per spostare il punto di R' su R ci sto sommando questo vettore fisso. Questo qua si chiama vettore di traslazione. Allora uno dice, tu hai una retta parametrica e la stai spostando, aggiungendo un vettore, la stai spostando su una retta che non passa più. Vedete? Questa è la retta parametrica più questo vettore fisso. Ti dà una retta che non passa più. Ora, la cosa interessante è che questo vettore abbiamo capito come è arbitrario. 1, 2 lo posso moltiplicare per qualunque costante diversa da 0. Per esempio, se al posto di 1, 2 qua ci metto un mezzo 1, 2, 4, meno 1, meno 2, è la stessa cosa. Perché la direzione è sempre quella meno di un coefficiente di proporzionalità. Però, e questo, lo posso cambiare? Sì, basta prendere qualunque punto della retta, per esempio 2, 3. Per esempio io posso scrivere qua 2, 3 più mu meno 1 meno 2, tale che mu appartiene. È sempre la stessa cosa. Allora, vediamo un po'. La mia retta era y uguale 2x meno 1. Allora, facciamoci una tabella, mettiamo x e calcoliamo la y. Per esempio, se x fa 10, la y quanto fa? La y fa? 19. Allora, vediamo un po'. Vediamo, se io faccio 2, 3 più mu meno 1, meno 2 uguale 10, 19. Qual è? Viene 2 meno mu uguale 10, 3 meno 2 mu uguale 19. Vediamo se funziona.
qua mi viene mu uguale 2 meno 10 che fa meno 8, sostituite sotto, 3 meno 2 per meno 8 fa più 16, 16 più 3 fa 19. Vedete che funziona? Ah, se invece la volevo ottenere come 0 meno 1 più lambda volte 1, 2 sempre uguale 10, 19, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere lambda uguale a 10, perché vedete 0 più 10 fa 10, meno 1 più 10 per 2 che fa 20, 20 meno 1 fa 19. In questo caso lambda uguale 20. Cioè lo stesso punto 10, 19 in questa descrizione qui il parametro deve fare 10, in questa altra descrizione qui il parametro deve fare meno 8. Perché meno 8? Perché il vettore di traslazione è diverso, è questo invece che questo. Cioè, poi vi faccio una figura fatta meglio così si capisce il discorso della traslazione. E poi perché la direzione l'ho scelta al contrario, quindi quando lambda sarà molto positivo, mu sarà molto negativo. È chiaro? Ok. Adesso faccio una figura per farvi capire questo discorso della traslazione. Allora, abbiamo detto che io ho una retta passante per l'origine e una retta parallela che per l'origine non ci passa. Allora, prendete un qualunque punto che sia sulla retta non passante per l'origine. Anzi, prendetene due di questi punti. Qualunque... Allora, questo è un punto P, questo è un punto Q. Sono ambedue. Allora, sapete che per P e Q, che non sono... sono due punti distinti nel piano, quante rette ci passano? Una sola. Allora, però andiamo a vedere chi è P meno Q. P meno Q, se vi ricordate quello che abbiamo detto l'altra volta, è questo vettore qua, ma questo vettore qua va traslato nell'origine, quindi si fa il parallelogramma e questo è P meno Q, questo qua. Allora vedete che se P e Q sono due qualunque punti della retta, allora la mia retta R, questa è la retta R, come la posso descrivere? Qual è l'equazione parametrica? È Q più lambda volte P meno Q. Allora vedete, se ci metto 0 mi viene Q, se ci metto 1 mi viene P, la descrizione è lineare, quindi mi dà una retta e quindi mi dà la retta R. Se ci metto 2 chi mi viene? Il... no, 2P meno Q, perché viene 2P meno 2Q più Q, quindi 2P meno Q, quindi viene 2 volte questo meno Q. Allora, come vedete, Q e P meno Q sono, diciamo, arbitrari, Q e P sono arbitrari. Cosa succede? Quando li vado a cambiare, io posso prendere due qualunque punti della retta, perché appena prendo due punti della retta distinti, la retta non cambia. Però cosa succede? Che Q può variare in maniera enorme. Prima, per esempio,
qua poteva avere 0-1, oppure poteva avere 2-3, oppure poteva avere 10-19, qualunque punto base sulla rete. Invece P-Q non cambia, perché non cambia nel senso che la direzione è sempre quella a meno di un fattore di proporzionalità. Mi verrà sempre, in questo caso qui mi verrà sempre 1-2, oppure 2-4, oppure -1-2, cioè un vettore proporzionale a 1-2. Chiaro? Oh. Più chiaro di così io non lo riesco a esporre. Se permangono dubbi, esiste un rimedio antico come il mondo che si chiama esercizio. Ok? Sì, è vero, non mi ha ancora dato i nomi dei libri, ve li do mercoledì, però gli esercizi di questo tipo non c'è bisogno delle librerie, ci stanno dappertutto. Esercizi di algebra lineare potete li attaccate a internet, scaricate quando ne volete. Ok, allora facciamo un riepilogo per concludere, facciamo un riepilogo. Cosa abbiamo visto? Prima abbiamo visto la descrizione di rette in R2. Prima quelle parallele, scusa, quelle passanti per l'origine. Quelle sono, corrispondono a dei sottospazi vettoriali di R2. Allora abbiamo però puntualizzato che ci sono due descrizioni alternative e poi capirete il senso perché sono veramente diverse. Una è parametrica, lo vedremo quando faremo le rette piane in R3. Parametrica, tu vai a riempire il tuo insieme. Allora prendi un vettore, ti fai tutti i multipli, hai fatto la rete. L'altra è cartesiana, cioè ti diceva che la retta y uguale a 2x erano tutti vettori ortogonali a 2-1. Era un'equazione, quindi non partivi da un vettore e lo allungavi per ottenere, per riempire tutta la retta, ma partivi da tutto R2, ci mettevi un'equazione e invece di avere tutti i vettori di R2 scendevi di una dimensione. Nell'altro caso, a variare parametro lambda, riempivi una dimensione. Quindi la, diciamo, descrizione parametrica, il numero dei parametri liberi corrisponde alla dimensione e riempie l'oggetto. L'equazione cartesiana invece ogni equazione mi fa scendere, diciamo, partiamo dallo spazio ambiente e ogni equazione mi fa scendere di una dimensione. Poi siamo questa cosa, ripeto, può ancora non capirsi benissimo, si capirà benissimo quando faremo rette piani nel R3. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la retta e invece di farla passare per l'origine abbiamo preso una retta che non passava per l'origine, per esempio questa qua. Ok? Allora vedete che qua non avete più ax più by uguale 0, che vuol dire che xy è ortogonale ad ab, ma avete ax più by più c uguale 0, quindi vuol dire che oltre il fatto che sia ortogonale un vettore fisso è stata spostata, è stata traslata, quindi è parallela a una passante ortogonale ad ab. Questa qua non si chiama spazio sottospazio vettoriale, si chiama sottospazio affine, e quando non passa per l'origine il traslato in uno spazio vettoriale si chiama spazio affine. Quando lo andiamo a portare in equazione parametrica, cioè quella passante per l'origine si portava così, quella non passante per l'origine ha un vettore di traslazione. Questo vettore di traslazione può essere scelto tramite un qualunque punto della rete. Quindi questo qua, mentre questo cambia, ma quando cambia la rappresentazione più o meno lo riconosci, perché è sempre proporzionale, la direzione è sempre quella, è. Invece di vedere 1-2 vedrai -1-2, 2-4, 3-6, -3-6, però capisci che il rapporto tra la y e la x è sempre quello. No, qua questo su questo fa 2, questo su questo fa 2. Qua invece può sembrare cambiare in maniera violenta, perché non è altro che questo più un multiplo di questo, che è un altro punto della rete. Quindi apparentemente può sembrare, uno può non accorgersi. Però che cos'è? Come questi qua
qua che cosa sono? Questi qua sono una soluzione di questa equazione. Se io ci metto 0 meno 1, qua mi viene 0 più 1 meno 1 e fa 0. Se ci metto 2, 3, viene 4 meno 3 meno 1 che fa 0. Quindi questi qui algebricamente non sono altro che soluzioni di questa equazione. E questi qua sono le soluzioni dell'omogeneo. 2 meno 2 fa 0, se ci metto meno 1 meno 2 viene meno 2 più 2 che fa 0. Se ci metto 3, 6, 6 meno 6 fa 0. Quindi questi vettori qui sono le soluzioni di questa equazione cartesiana e questi vettori qui sono le soluzioni di quella, dell'equazione che si chiama omogenea, cioè quella dove avete preso C e l'avete messo qua. È chiaro? Adesso pigliate una serie di esercizi, cominciate a farli e cominciate a impratichirvi in queste regole. E che poi faremo la stessa cosa in R3. In R3 abbiamo vettore nullo, tutte le tre, e quindi vabbè, non serve perché sono banali, sono spazi banali. Però abbiamo le rette e i piani. Quindi, in quel caso, secondo voi qual è il modo migliore di descrivere una retta in R3? Cartesiano o parametrico? Parametrico, perché sta una parametrico già c'è la direzione. E qual è il modo migliore di descrivere un piano? Cartesiano, perché c'ha la direzione ortogonale. Invece se il piano lo vuoi parametrico, i parametri ce ne vogliono due, perché per riempire un piano ci vogliono due vettori che già nel piano, anche se passa l'origine. Poi se non passa l'origine bisogna ulteriormente trasformare. Invece la retta, se la vuoi cartesiana, una retta, pensate alla costola di un libro, deve venire dall'intersezione di due piani. Questo poi lo vedremo.